Buongiorno gente, ho già girato un primo video e parlo dei nuovi acquisti che ho fatto tramite Cult Beauty e in più da Beauty Bay, quindi se vi interessa ve lo lascio qua in sovraimpressione. Allora, come leggerete, vi ho chiesto tramite Instagram se vi interessava un video dedicato interamente alla mia skincare routine, perché l'avevo fatto tanto tempo fa ma oramai ho cambiato tantissimo, poi soprattutto anche se ho la pelle ancora un pochino provata, fatemi dire questo termine, comunque è parecchio migliorata, perché vi dico, preparatevi perché sono tanti i prodotti. Quindi a questo punto iniziamo e vi spiego un po' tutto quanto, ovviamente cercando di essere il più veloce possibile, e se questo video sarà lunghissimo vi chiedo scusa, ma abbiate un pochino di pazienza. Ho una pelle grassa, molto grassa, adesso con questa nuova skincare diciamo che la mia creazione di sebo è diminuita, perché comunque, gente, ho 30 anni, quindi anche la mia pelle si invecchia, però è meno grassa. Comunque però devo trattarla per il tipo di pelle che ho. In più, una cosa che ho riscontrato, mi sto trovando bene con i prodotti bio, perché adesso l'ho abituata a ricevere queste cose un po' più naturali e meno chimiche. Anzi, delle volte mi maledico perché io sono anche un soggetto che non è brava a mandare avanti il discorso pulizia viso, quindi mantenimento della pelle. Poi io sono anche un soggetto che si gratta, lo so gente, dovrei farmi vedere da qualcuno bravo, però io sono un po' semi autolesionista, cioè mi vado a grattare, quindi se sento qualcosa che nella mia pelle non va, io vado puntualmente a grattarmi, anche se non ho niente. Sono quei momenti in cui sono un po' stressata, allora senza volere mi creo delle problematiche sul viso, perché sono io, perché sbaglio io. Quando sono sotto fase di preciclo si inizia a preparare la pelle, quindi devo un po' cercare di stare ferma, non andare a stressare la pelle. Soprattutto io ho appena scoperto da poco di soffrire di ovaie policistiche, cioè che queste cose a 30 anni non le puoi scoprire, cioè dovevo scoprirlo da tempo, invece l'ho saputo solo adesso. Io non tratto il mio corpo con la pillola, purtroppo io ho un seno pieno di cisti, quindi io non posso creare altri problemi, cioè vale a dire non posso andare a prendere magari altre pasticche per risolvere questo problema quando devo risolvere questo. Partiamo dalla mattina. Puntualmente io, a differenza di tanta altra gente, non parto di sapone viso ma parto di tonico, perché la sera sicuro avrò applicato questo prodotto, che io vi assicuro è più di un mese e mezzo che lo sto utilizzando e vi dura, gente, vi dura. È il prodotto della Bionique, gente, cioè segnatevelo, scrivetevelo ovunque, per chi come me magari ha la stessa situazione, oppure comunque anche questa persona vuole in un determinato modo aiutare la propria pelle a evitare di far fuoriuscire problematiche. Comprate questo prodotto, ovviamente sentite il proprio dermatologo, io l'ho comprato così senza sentire il mio dermatologo, però mi sono ripromessa di utilizzare questo prodotto solo in caso eccezionale, cioè vale a dire quando ho problematiche serie lo vado ad applicare tutte le sere, sia prima del ciclo che post ciclo, e sicuro poi faccio 2-3 settimane senza applicazione. Quando invece sono così, che ce l'ho sparsi ma non ce l'ho compatte le problematiche, vado solo ad utilizzarlo in quelle determinate zone. Questo è proprio un trattamento dell'acne, quindi è fantastico, cioè per me è il prodotto della vita. Sono 20 euro spesi bene, gente, cioè anche se dovete investire, investite su questo, perché anche se sono 30 ml è un prodotto fantastico, e io lo utilizzo quando mi serve e con moderazione, quindi attenzione. Quindi vado di tonico perché mi serve pulire. All'inizio utilizzavo l'acqua di rose, adesso da una settimana buona utilizzo lui. È il prodotto della Lavera, una lozione tonica dedicata proprio alle pelle miste, in più c'è anche per le pelli delicate. All'inizio l'ho presa così perché ho detto mi serve un tonico nuovo, mi sembra di vedere la versione, fatemi dire, economica, anche se non è economica, del prodotto scrubbante liquido di Clinique. Questo veramente è la versione
low cost, è fenomenale. Io vi giuro che anche quando penso di essermi struccata bene, questo mi leva tutto uno strato di sporco che è fantastico. Utilizzo un normale dischetto, tranquillamente 4-5 gocce vi bastano, non si asciuga il dischetto, quindi rimane sempre comunque umido, e questo prodotto vi pulisce veramente a fondo, ma veramente tanto. Ovviamente la Vera crea prodotti bio e vi assicuro che sono 7,80 euro di prodotto veramente speso bene. Fatto questo, lavo il viso. All'inizio utilizzavo il sapone del viso della Lavera, il gel per il viso quello al bambù e mela verde, e mi è sempre piaciuto, un sapone fantastico. Poi però, arrivata al terzo flacone, perché gente questo è il terzo flacone, sono passata al prodotto della Vichy, che era un prodotto ad acqua termale, quindi ho detto voglio cambiare, anche perché la mia pelle sento che si abitua. L'ho provato quel gel per il viso, provato e riprovato e riprovato, e contate anche quello va utilizzato in piccole dosi, però purtroppo la mia pelle si è abituata subito. Ho deciso di aprire la terza scatola e di ricominciare questo, e la mia pelle è rinata, cioè è ritornata quella di prima. Per il momento rivado di questo, perché se no altrimenti la mia pelle non si pulirà mai abbastanza. Quando voglio abbino la spazzola di Kiko, che mi sta piacendo, sapete è un prodotto che amo alla follia, mi piace tanto perché è morbida ma al tempo stesso vi pulisce veramente a fondo. Attenzione, io prima di utilizzare le creme viso ho deciso di investire su questo prodotto di Vrochet, ovvero l'89 Mineral. Devo dire che è stata una rivelazione. Intanto l'ho utilizzato parecchio, vedete? È un gel barra booster, cioè vale a dire vi ricompatta la pelle e soprattutto ridà quella parte di idratazione che la vostra pelle al momento ha perso e che soprattutto durante l'arco della giornata tende a perdere per via degli agenti che ci sono nell'aria. Fa anche da semiprotezione, però in realtà riidrata la pelle, serve più a quello. E io devo dire che in tutto quest'arco di tempo, che parliamo da settembre, aver utilizzato questo prodotto, che basta una dose soltanto, io mi rendo conto che ho la pelle più compatta proprio per questo, e che quella parte di idratazione della pelle mi aiuta a fargliela ridare. Io lo utilizzo sia la sera che la mattina. A livello di idratazione ci sono delle volte che applico una crema e delle volte che applico una crema un po' più gelificata. Allora, c'è da fare un discorso a parte. Crema Biofficina Toscana si trova così, in questo modo. È una crema gel viso alla malva, mi piace tantissimo. Quello che mi piace è il fatto che ha il dosaggio a goccia, la profumazione è fantastica, è veramente buona. È una crema che vedete biancastra, però in realtà è gelificata, e nel momento in cui l'andate ad applicare va via subito, non vi lascia le scie bianche. Ottima crema, mi piace, e soprattutto sotto fondotinta, che possono essere l'infallibile della L'Oreal, è una crema perfetta, perché comunque dà quell'idratazione che quel fondotinta non dà, perché ovviamente è opacizzante. Questa crema qui io la applico in rarissime occasioni di giorno. Contate che intanto è una crema corposissima e io la utilizzo in due casi, vale a dire o come base make up dopo aver fatto tutta la fase di pulizia, perché magari ci sono delle parti del viso che mi si seccano, come intorno al naso, negli angoli delle labbra, e delle volte anche qua sulla fronte, e questo quando soprattutto faccio delle maschere. In più la applico ovviamente quando faccio i prodotti curativi, quindi di questa ne riparliamo dopo. In più adesso è una buona settimana che ho iniziato a utilizzare un nuovo contorno occhi. Diciamo che i contorno occhi sono sempre stati la mia problematica a livello di prodotti, perché mi scordo sempre di utilizzarli. Al momento mi sono affidata a lui, Arcalia Bio. Questo è un nuovo prodotto che trovate presso Panorama, io solo che non vedo nessuno che ne parla. Poi mi ispirava sto fatto che era all'avocado. Sono 15 ml di contorno occhi, sembrano pochissime gente, ma vi assicuro che pur avendo il dosatore così come piace a me, quindi che non dovete andare a prelevare il prodotto, vi serve una dose che manco una formica è piccola in quel modo. Vi assicuro che non fate una dose completa, fate una dose proprio appena accennata, perché rischiate di applicarvene troppa. Essendo indicata, diciamo, per pelli molto secche, ho detto non so quanto può essere utile a me che ho la pelle grassa, però comunque gente, tu sai che c'è, vado di
questo, perché io delle volte mi rendo conto che ho la pelle secca qui, quindi ho detto voglio provare a vedere se mi aiuta. Vi assicuro che, a parte essere molto idratante, ed è quell'idratante che però non dà fastidio, sentite come se fa presa, ed è fortissimo, quindi non capite al momento se vi stanno per cascare gli occhi oppure se in realtà vi sta levigando. Devo dire che mi sta piacendo al momento, sto trovando dei miglioramenti, cioè mi sento molto più idratata in questa zona del corpo. Infine, piccola parte che magari non serve, però ve la cito, a livello di labbra, curo anche quello, vado ad applicare il lip balm della Lavera, anche questo altro prodotto che mi sta piacendo, lo sapete, ve l'ho recensito ovunque, mi sta piacendo tantissimo questo al melograno perché idrata veramente tantissimo le labbra e soprattutto ve le rimpolpa tantissimo. E quando invece devo prima fare un po' di scrub, utilizzo lui, lo scrub della Bioofficina Toscana, tutti ne parlavano, io ho preso questo qua, lo scrub labbra goloso, quello rosa, questo mi sta piacendo tanto, l'utilizzo, l'ho fatto tantissimo. Veniamo all'ultima parte, che è la fase di struccaggio e poi lavaggio. Quando mi devo andare a struccare io utilizzo tre prodotti, cioè vale a dire, se sono veramente tanto stanca, gente, non mi va, il Take the Day Off di Clinique è fantastico, sapete, è il rinomato burro che tranquillamente voi prendete in piccola dose, si scalda tra le mani, si passa sul viso e vi leva tutto. Quando invece magari sempre non mi va di stare le ore a pulire il viso, ma ho un trucco pesante, prima di passare quello passo questo bifasico, che è quello di Yves Rocher. Vi mostro questo perché al momento io avevo parecchie confezioni acquistato di questo, però anche se mi piace sto iniziando a riscontrare che ho delle problematiche qui agli angoli degli occhi, cioè sento proprio come se mi brucia. Finita questa confezione non lo riacquisterò per il momento, cambierò, però devo dire che è un buono struccante. Se no, se mi ci posso dedicare un po' di più, che cosa faccio? Vado di acqua micellare innanzitutto. Questo qui è quello, l'ultimo uscito nella famiglia Garnier, che è quello con l'olio d'argan. L'ho già ricomprato ed è così, vedete? Voi lo andate a miscelare, questo si mischia e potete tranquillamente levare tutto. Vi assicuro, gente, che io ne ho provati di acqua micellare di Garnier. Come pulisce questo, non pulisce nessuno. Questo ha una marcia in più e devo dire la verità, è la prima acqua micellare che io non vado a risciacquare. Se no, come avete visto, vado di gel detergente della Delidea, magari alcune volte da spazzolaviso di Kiko, e ho fatto. Fatta questa fase di pulizia, se non devo passare il tonico, faccio i miei trattamenti. Allora, lo scrub lo faccio adesso raramente. Gente, mi dispiace, ho ricomprato per la seconda volta lui, il fior di magnolia, lo scrub viso, che è una bomba. Questo è veramente uno scrub coi contro, gente. Intanto low cost, detersione profonda e delicata, è vero, vi assicuro che anche se questi granuli li sentite e anche se andate leggeri, vi assicuro che vi pulisce veramente in profondità. Quando invece vedo che la mia pelle, Maria, ha bisogno di veramente di una maschera forte, mi sono votata con tutta me stessa, quindi ho venduto la mia anima, Natura Siberica. Tutti sapete che è uscita questa nuova maschera nera, completamente nera, che è la fine del mondo. La cosa bella è che questo prodotto viene dato in dotazione con una spugnetta, vi serve assolutamente come il pane, gente, cioè intanto è dura, ma nel momento in cui tocca l'acqua, cioè nemmeno una piuma d'oca è più morbida di questa spugna. Dovete applicare la maschera a secco, quindi non dovete bagnare il viso. Andate a bagnare la spugna, prendete il prodotto, lo applicate. Io delle volte faccio delle passate e poi vado a tamponare come se fosse una cipria. Lo lasciate asciugare. Nel momento in cui levate questo prodotto con un po' di acqua tiepida e sempre con la spugna l'andate a levare, vi assicuro che la pelle è rinata, è luminosa, è bella pulita e in più vi aiuta a seccare veramente immediatamente quelle imperfezioni, che è una bomba. E fatto poi questo, dove mi interessa, io vado ad applicare lui Bioniche, che è ancora di più, come vi ho detto all'inizio del video, una mano santa per le imperfezioni. Ovviamente, gente, se come me avete questo mio tipo di pelle oppure avete delle problematiche che vi porta a utilizzare questa maschera,
Questa ve lo dico, è penso l'unica maschera che veramente vi secca tanto la pelle. Devo essere sincera, delle volte ho fatto delle cose da pazza. Ci sono state delle volte che io l'ho utilizzata 3 giorni barra una settimana intera, proprio per aiutarmi a seccare di più la pelle, cosa che non si deve fare, gente, ma io l'ho fatto perché sono una pazza psicopatica. L'unico errore che ho fatto io è che andavo ad applicare una crema di questo genere in gel, quando invece, e qui quindi arriviamo all'ultimo prodotto, dovete applicare lei. Dovete applicare questo genere di creme. Ha fatto due tipi di creme, quella all'olio d'argan e questa qui che è all'olio baobab. Fenomenale. Allora, già quella precedente, che poi l'aveva pure recensita Lolla, mi è piaciuta come crema, è veramente buona. In più c'è da dire che questa è ancora meglio, cioè questa mi è piaciuta veramente tantissimo. Sono creme che costano, pur essendo comunque delle creme naturali. Sono 50 ml, ma sono 50 ml che vi dura una vita, gente. È veramente compatta. Una crema migliore di questa, secondo me, non la trovate, cioè è una mano santa, cioè poi c'è una profumazione buonissima. Mi rendo conto che aiuta veramente la mia pelle a reidratarsi, quindi durante l'arco della notte sento proprio la mia pelle, poi la mattina che è diversa, è più compatta, più pulita, più soda. Ebbene, gente, io vi ho mostrato tutto. Come sempre aspetto di sapere la vostra, lo sapete, mi piace che chiacchieriamo, parliamoci, scambiamo idee, informazioni e soprattutto magari ci diciamo qualcosa in più. Vi mando un grosso bacione e al prossimo video. Ciao!